sono Federica Sperti, laureata triennale in ingegneria gestionale, studentessa magistrale all'ultimo anno. Ciao a tutti, io sono Silvia Pollicini e sono laureata in economia aziendale. Ciao, sono Anna, studio economia aziendale. Ciao ragazzi, sono Silvia, economia aziendale. Ciao a tutti, sono Matteo Matteucci, laureato in economia aziendale e management. Ciao a tutti, io sono Lilia, uno dei rappresentanti della Scuola di Economia, attualmente sono iscritta al secondo anno di magistrale in International Business Management. Ok, tre consigli per vivere al meglio la vita qui in Luke. Il primo consiglio, mi raccomando, seguite tutte le lezioni, partecipate attivamente, sia in aula, sia data la situazione online. E soprattutto sfruttate tutto quello che i docenti possono darvi. Innanzitutto, godetevi l'università, venite a studiare con i vostri amici. Uno. Partecipate alla vita associativa e alle attività extradidattiche. Il primo è di interagire durante le lezioni, e non abbiate paura di fare domande, siate curiosi e approfondite i temi che studiate. Il primo è di cercare le opportunità, perché la Luke è un'università che ci dà la possibilità di fare tante cose, dall'Erasmus agli stage, opportunità di ogni genere. Il mio secondo consiglio è quello di fare amicizia, conoscere i vostri compagni di corso, perché vi assicuro che poi, quando vi ritroverete in sessione, preparare un esame con un amico rende tutto più bello e forse anche un pochino più semplice. Approfittate di fare nuove esperienze, grazie anche ai numerosi scambi internazionali Erasmus che la Luke mette a disposizione degli studenti. Non perdete le opportunità, andate in Erasmus. 2. Fate il corso di Skills and Behavior. Secondo, sfruttate le aree che l'università mette a disposizione per studiare, come la biblioteca e l'aula GELS, che sono posti fantastici. L'altro consiglio che vi voglio dare è di imparare ad usare i servizi online, sia la guida dello studente, il MyLuke, Luke Online, i corsi, il sito per i contatti utili e così via, e la mail universitaria, che è di fondamentale importanza per poter comunicare con gli uffici in sicurezza. Il mio terzo consiglio, ultimo ma non per importanza, è quello di rivolgervi sempre per qualsiasi situazione problematica ai vostri rappresentanti. Loro saranno sempre disponibili ad ascoltarvi e ad aiutarvi. Parola di rappresentante. Ma soprattutto approfittatene per, non so, voltare pagina, iniziare qualcosa di nuovo. E dopo un esame, il modo migliore per festeggiare un aperitivo al latte. E 3. Non perdetevi assolutamente la festa dei laureati. E il terzo, mettete a piano di studio uno stage che sarà un'esperienza fantastica e verrete supportati dal career service dell'università, dove lavorano persone assolutamente in gamba. Il terzo consiglio è di cercare di non farsi prendere mai dal panico, nonostante l'anno sia un po' difficile, cercate sempre di analizzare i problemi e di affrontarli, così state tranquilli che avrete un ottimo anno accademico. Detto questo, buona fortuna, buon viaggio qui in Luke, good Luke! Good Luke! Good Luke! Good Luke! Good Luke! Good Luke! Buongiorno ragazzi e ragazze, e mi hanno chiesto di fare questo saluto per le matricole. Ho pensato di fare un saluto che rimanga anche un po' nel vostro immaginario, quindi sono tre messaggi, tre canzoni da andare a sentire in modo che capiate un po' quello che penso. I cantanti sono un po' della mia epoca, ma non credo che, diciamo, questo vi faccia scandalo. Primo, abbiate un sogno. Un sogno è una cosa seria, è un sogno professionale, è un sogno personale, è un sogno affettivo nella vita, è un sogno relazionale. Bisogna avere un sogno e andare in modo determinati verso la conquista di questo sogno. Canzone L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, ascoltate soprattutto il finale, che è un messaggio molto preciso. Secondo, i sogni non si realizzano comprandoli via Amazon. Quindi non è che uno clicca direttore generale dell'azienda X, super professionista dell'azienda Y, direttore della logistica dell'azienda Z, imprenditore o startupper. Questo è l'immaginario di quando vi consegnano in 2 ore un gadget che avete ordinato e non era neanche poi così necessario. I sogni si conquistano lavorando duro, lavorando sodo, facendo fatica, mettendo in conto degli errori. Canzone Una vita da mediano di Ligabue, da ascoltare dall'inizio alla fine, anche perché è dedicata a Oriali che giocava nell'Inter, quindi questo è un atto dovuto nei confronti del rettore. Terzo, abbiate coraggio, non abbiate paura, andate fino in fondo alle cose che si devono fare per conquistare un sogno. Questo è un momento in cui c'è incertezza, si usa molto questa parola, però è un momento di alcuni mesi. Uno che inizia l'università deve avere in mente un disegno di 3-5 anni, di 3-2-5 anni, il che significa in qualche modo avere il coraggio delle proprie azioni, avere una sana determinazione,
mettersi in discussione, confrontarsi con altri. E qui vi suggerisco, un po' meno conosciuta magari di altri, ma la leva calcistica del 68 di De Gregori, dove lui dice Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, perché un giocatore non si giudica da quello. E allora a un certo punto lui dice Nino mise il cuore dentro le scarpe, che è un'immagine bellissima di chi con coraggio, determinazione, passione è andato a raggiungere un certo risultato. In questo modo ho praticamente riassunto in 3 minuti quello che è il testo di una tipica festa dei laureati Duke, che evidentemente quest'anno non abbiamo potuto fare, ma sono certo torneremo a fare. Benvenuti Duke!